che sono le lauree magistrali. Oggi presenteremo i corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e iniziamo subito dal corso in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali e quindi do la parola al professor Simone Francescato che ci raggiunge qui in live. Ecco, Buongiorno a buongiorno tutti. professore, lascio a lei la parola. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono il coordinatore del collegio didattico del LEAP, appunto il corso magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali, e sono qui per presentare brevemente il corso di studi, una presentazione breve a cui farà seguito nella giornata del 6 maggio prossimo una presentazione più dettagliata in cui avrò modo appunto di utilizzare delle slide e dei supporti per appunto spiegare meglio i contenuti e le caratteristiche di questo corso. Durante quell'appuntamento voglio anche ricordare ci sarà anche una mini lezione e ho chiesto e ci tenevo molto che partecipassero anche alcuni studenti che interverranno e potranno eventualmente rispondere a domande di studenti interessati eventualmente a iscriversi al corso di studi. Allora, come descrivere il LEAP, questo corso magistrale? Il LEAP è una delle tradizioni più consolidate dell'Ateneo Veneziano, è il classico corso in lingue e letterature, in lingue e letterature occidentali. In particolar modo in questo corso si studiano le lingue e le letterature europee del continente americano e dell'area postcoloniale. L'orientamento del corso è umanistico e prettamente letterario, cioè la letteratura forma è la disciplina più importante di questo corso. Accanto alla letteratura viene studiata in un'ottica tuttavia interculturale, in un'ottica di dialogo tra lingue e culture diverse, ma voglio anche ricordare perché è importante, il corso è caratterizzato anche dalla presenza di discipline non squisitamente letterarie, ma anche da discipline più di taglio culturale. E nel tentativo di creare appunto un'offerta formativa che sia quanto più multidisciplinare e interdisciplinare, cioè mettere in relazione e contatto discipline affini, sempre con, lo ribadisco perché è importante, un occhio di riguardo nella letteratura che è la disciplina fondamentale del corso. Una delle caratteristiche principali di questo corso di studi magistrale è la ricchezza delle lingue, offerte, delle lingue e delle letterature offerte. Noi tradizionalmente distinguiamo tra lingue maggiori e lingue minori, non, secondo un criterio di importanza, ma secondo un banale criterio di frequenza degli studenti, e solo elencandole, quello che sto per fare, noterete quanto si faccia appunto durante questo corso. Allora, le lingue maggiori comprendono l'inglese e l'angloamericano, il francese, il portoghese, la varietà brasiliana, lo spagnolo, l'ispanoamericano, il tedesco e il russo, mentre tra le lingue minori abbiamo l'albanese, il ceco, il neogreco, il polacco, il romeno e il serbo-croato. Quindi in questo corso di studi si studiano le lingue e le letterature di tutti questi paesi. La ricchezza sta proprio nella varietà dell'offerta linguistica e culturale. Il corso prevede sei percorsi letterario-culturali, sempre in dialogo tra loro, che vengono svolti, e questa è una delle caratteristiche più importanti, interamente in lingua. Si accettano quei corsi trasversali che appartengono appunto a più percorsi. Quindi l'insegnamento in lingua è una delle ricchezze, una delle caratteristiche principali del corso di studi. Quindi abbiamo un percorso in anglistica, uno in americanistica,
germanistica, iberistica, iberoamericanistica, francesistica e slavistica balcanistica. Tutti questi vengono svolti in lingua, tranne il percorso di slavistica balcanistica che viene prevalentemente svolto in italiano perché per la difficoltà appunto della lingua e del livello di partenza degli studenti. Accanto a questi percorsi, diciamo, tradizionali, offriamo ben quattro percorsi internazionali in collaborazione con università straniere, perché, appunto, essendo un corso magistrale in lingue e letterature, il rapporto con l'estero, con le istituzioni accademiche straniere, è di fondamentale importanza. Abbiamo un ricchissimo joint master's degree in English and American Studies che vede la collaborazione con varie università in Germania, Austria, Ungheria, Stati Uniti e Francia, un doppio diploma di studi iberici e iberoamericani in collaborazione con l'Argentina, il Brasile e la Spagna, un master di studi francesi e francofoni, sempre un doppio degree. In collaborazione con Francia, Germania, Svizzera e Belgio, e di nuovissima apertura un altro, l'abbiamo appunto aperto di recente, un doppio diploma in slavistica in collaborazione con l'Università Statale di Mosca. Quindi questo per sottolineare come l'EAP offra la possibilità anche di studiare percorsi che portino gli studenti a frequentare, a esperire appunto frequentare università straniere e vedere appunto come si studia, che cosa si fa all'estero ed arricchire la loro formazione con questo tipo di offerta. Ovviamente non è sottinteso che il nostro corso organizza tutta una serie di workshop, convegni e laboratori. Ci sono tantissime le conferenze offerte durante l'anno che portano nel nostro dipartimento, nel nostro corso, docenti qualificati appartenenti a università straniere. Quindi il dialogo, Venezia come sede privilegiata di studi, ci consente di attirare moltissimi esperti nel settore delle lingue e delle letterature che i ragazzi, appunto gli studenti, hanno la possibilità di incontrare personaggi di calibro e di rilievo nel settore delle lingue e delle letterature di loro interesse. Oltre ai percorsi, l'internazionalizzazione del nostro corso di studi magistrale prevede una ricchissima serie di scambi Erasmus, di scambi overseas e di stage all'estero. Stiamo ora preparando un nuovo documento che consente la navigazione di questo interessantissimo mondo di scambi, che è una delle ricchezze appunto del nostro corso di studi magistrale. Voglio aggiungere brevemente, voglio dire qualche parola sui requisiti di accesso a cui dedicherò più spazio durante la presentazione del 6 maggio. Per accedere al corso di studi occorrono almeno 24 crediti della lingua di interesse e 12 crediti di letteratura. Questi sono i requisiti curriculari dal punto di vista dei crediti minimi. E una preparazione personale che preveda un voto di laurea minimo e per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, la conoscenza della lingua inglese a livello B2 per tutti i percorsi, ovviamente per quelli che privilegiano l'inglese come lingua principale, come la richiesta di crediti sottolinea. Il livello sarà ovviamente più alto.
Voglio dire qualcosa anche sugli sbocchi professionali, brevissimamente. Ovviamente questo è un corso che consente agli studenti di ottenere una preparazione che li renda idonei a organizzare eventi culturali in istituzioni pubbliche e private, sia nazionali che internazionali, quindi in servizi educativi, musei, biblioteche. Li prepara a diventare esperti in didattica interculturale. Redattori editoriali in ambito letterario e culturale, li prepara a diventare anche a lavorare nel campo della traduzione di alto livello e ovviamente anche a diventare ricercatori e tecnici laureati nelle scienze filologico-letterarie e storico-culturali, quindi a proseguire negli studi diciamo di livello accademico, nel lavoro di ricerca accademico. E ovviamente anche li prepara a diventare insegnanti qualificati di lingue e letterature straniere. Concludo dicendo, ancora tornando sulla ricchezza dell'offerta degli insegnamenti erogati, quindi dicevo sicuramente al centro troviamo le letterature. Abbiamo insegnamenti di tipo storico e metodologico, ma anche il nostro corso si caratterizza per la presenza di una serie di insegnamenti affini che ammontano un totale di 12 crediti all'interno del pacchetto generale, in cui insegniamo discipline secondo me interessanti, molto interessanti e rilevanti come la storia della lingua, la storia della cultura, il cinema, la storia del cinema e la storia del teatro. Quindi, per concludere, direi un corso che pone la letteratura straniere, le lingue e le letterature straniere al centro del proprio interesse, con un'apertura multidisciplinare e interdisciplinare verso altre discipline affini che arricchiscono e contribuiscono all'offerta, appunto alla tradizione. Come dicevo, il corso è uno dei più antichi, se volete, e consolidati di Ca' Foscari, quindi contribuiscono ad arricchire e contribuiranno anche in futuro ad arricchire questo percorso. Io vi saluto e vi aspetto per la presentazione più dettagliata del 6 maggio. Grazie, grazie mille al professor Francescato che ha sicuramente introdotto benissimo, a parte il corso in tutti i suoi dettagli, ma anche la varietà di lingue e di opportunità che il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati offre ai nostri studenti. Adesso lascio la parola al professor Duccio Pasosi che invece ci presenterà il corso in relazioni internazionali. Ecco che ci raggiunge. Buongiorno professore e lascio a lei la parola. Buongiorno, io mi chiamo Duccio Basosi, sono docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Ca' Foscari e sono il coordinatore del collegio didattico della magistrale di relazioni internazionali comparate, Comparative International Relations, per gli amici nota come RIC. Ci troviamo qui ora in questa situazione virtuale, abbastanza inusitata e speriamo temporanea, per cui è possibile dare in questa sede soltanto delle indicazioni molto generali sul corso di laurea. Poi vi rimanderò durante il corso della mia chiacchierata a una serie di possibilità di ulteriore documentazione. Ho strutturato questo mio breve intervento essenzialmente intorno a tre punti, quindi nell'ordine perché studiare relazioni internazionali, come si studiano le relazioni internazionali a Venezia e quali sono eventualmente le prospettive che si aprono a chi studiasse relazioni internazionali a livello magistrale. Allora, andando per ordine, lo studio delle relazioni internazionali a livello magistrale è raccomandato a chi ha un interesse forte per i fenomeni politici ed economici internazionali e per le norme che regolano o dovrebbero regolare la convivenza internazionale. Mi riferisco quindi a fenomeni come la diplomazia, il funzionamento delle organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, il Fondo Monetario, il WTO, la cooperazione internazionale,
a livello governativo tra gli stati e a livello non governativo nelle cosiddette ONG. I commerci, la finanza internazionale, i fenomeni della pace e della guerra, le relazioni di potere fra gli stati, le politiche di integrazione sovranazionali, come per esempio l'Unione Europea. Quindi la motivazione deve essere forte, per chi scegliesse questo tipo di percorsi, verso la comprensione di questo tipo di fenomeni. E magari si tratta di avere un interesse, che è il vostro punto di studi può ancora essere relativamente vago, ma in qualche modo una possibilità, un'idea di svolgere successivamente un'attività lavorativa in ambito internazionale, magari proprio in uno degli ambiti che vi ho citato. Relazioni internazionali a Venezia. Relazioni internazionali a Venezia si studiano appunto a livello magistrale al RIC. Il RIC è un corso di laurea magistrale interdipartimentale messo in piedi circa 10 anni fa da una collaborazione tra il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, a cui per esempio appartengo io, e il Dipartimento di Economia. La base amministrativa del RIC è presso il Dipartimento di Studi Linguistici, Culturali e Comparati, ragion per cui voi trovate questa presentazione in questo contesto dipartimentale, ma una cosa che dico tutti gli anni è che deve essere molto chiaro che il RIC non è un corso di lingue. Il RIC è una magistrale di scienze politiche e sociali in cui vi trovate a studiare tutto quello che serve a un livello avanzato per comprendere i fenomeni di cui vi dicevo prima, che sono essenzialmente fenomeni politici, giuridici ed economici. Quindi chi studia RIC si trova a dover sostenere almeno 12 CFU di economia internazionale, almeno 12 CFU di diritto internazionale, almeno 12 CFU di scienza politica applicata alle relazioni internazionali e almeno 18 CFU di storia internazionale. Questo, devo dire, è caratteristica abbastanza comune con tutti gli altri corsi di laurea magistrale di relazioni internazionali che trovate in Italia. È vero però che a Venezia vi è una maggiore enfasi nella nostra laurea magistrale sulle conoscenze linguistiche e su un approccio culturale allo studio delle relazioni internazionali. E quindi è possibile dare a Venezia esami che probabilmente in altre magistrali italiane non si trovano, per esempio storia della cultura russa o American Cultural Studies, proprio perché c'è una certa enfasi in linea con la tradizione cafoscarina nello studio delle lingue e delle culture straniere. Cosa che appunto nell'ambito linguistico è particolarmente evidente, perché non solo a RIC si studia almeno sia il CFU di inglese obbligatorio, inglese per le relazioni internazionali, ma c'è una seconda lingua obbligatoria in una scelta veramente vasta rispetto al panorama italiano tra francese, spagnolo, portoghese, tedesco e russo. Inoltre, aggiungo che studiare relazioni internazionali a Venezia è anche obiettivamente la caratteristica di porvi all'interno di un contesto che è fortemente internazionalizzato per le caratteristiche storiche e presenti della città. Per quello che vi ho detto prima, il format non ci permette di andare troppo nel dettaglio tecnico del corso di laurea. Mi pare però utile rimandarvi da un lato alla presentazione più dettagliata che faremo su Zoom il 6 di maggio e dall'altro alle pagine web del CDS, dove nella specifica sezione dedicata all'Open Day sono stati caricati alcuni materiali che vi permettono di cominciare a familiarizzare con le caratteristiche specifiche del corso di laurea. Naturalmente poi se avete delle domande sono oggi disponibile a rispondere sempre nei limiti del format. Qui mi limito a dire che il
RIC nel 2020-21, quindi nel prossimo anno accademico, offre 5 diversi percorsi di studio, 3 dei quali sono insegnati in italiano e inglese misti, e questi sono i cosiddetti percorsi di studio di area studies, in cui ci si specializza nello studio di specifiche regioni del mondo, e sono le Americhe, nord e sud, l'Asia orientale e l'Europa orientale. Vi sono poi 2 percorsi di studio insegnati interamente in lingua inglese, e sono il percorso Global Studies, dedicato al fenomeno della globalizzazione ampiamente intesa, e il nuovo percorso, che parte proprio nel 2020-21, European Union Studies, che ovviamente è dedicato allo studio delle politiche e delle istituzioni dell'Unione Europea. Anche qui il consiglio è quello di visitare in questi giorni le pagine web del corso di laurea, dove già trovate versione più o meno avanzata, più o meno elaborata, i programmi dei corsi di studio che effettivamente si svolgono al RIC, così da comprendere se effettivamente non solo i nomi delle materie vi sembrano sufficientemente interessanti, ma effettivamente anche le competenze e i programmi specifici che il RIC offre, se questi rispecchiano i vostri interessi. Concludo con qualche breve riflessione su quello che eventualmente può succedere dopo la laurea, visto che l'interesse culturale per le relazioni internazionali può andare di pari passo con l'interesse a svolgere attività lavorativa dopo la laurea in ambito internazionale. Il RIC, come tutte le lauree di relazioni internazionali, non vi formano per una carriera specifica, quindi il RIC, come le lauree di relazioni internazionali in generale, sono studi diversi da medicina, alla fine dei quali tendenzialmente si va a svolgere la professione medica. Una laurea di relazioni internazionali è soprattutto finalizzata a facilitare, aumentare, offrire una capacità di elasticità mentale e culturale, mi verrebbe da dire, proiettata sulla dimensione internazionale dei fenomeni contemporanei, tali da aprire la possibilità a scelte lavorative anche molto diversificate. Quindi, basandomi anche un po' sulle esperienze dei laureati RIC degli anni scorsi, dal RIC si può andare a lavorare nelle amministrazioni pubbliche, spesso appunto negli uffici dell'amministrazione pubblica che tengono i rapporti internazionali. Si può andare a lavorare in organizzazioni internazionali governative o in intergovernative o nelle cosiddette ONG non governative, spesso nella cooperazione internazionale. Si può andare a lavorare nella comunicazione su temi internazionali, si può andare a lavorare in centri studi su temi internazionali o negli uffici commerciali di aziende private in Italia o all'estero. Infine, il RIC può preparare al concorso per la carriera diplomatica italiana o per il proseguimento degli studi in un dottorato di ricerca e quindi per un'ulteriore specializzazione nello studio delle relazioni internazionali generalmente intese. Mi fermo qui, vi ringrazio e sono disponibile per eventuali domande nei minuti che seguono. Grazie. Grazie a lei, professore, per questa dettagliata spiegazione del nostro corso di laurea in relazioni internazionali. E adesso do la parola invece alla professoressa Cunan, che ci racconterà del corso di laurea in scienze del linguaggio. Ecco che ci raggiunge. Buongiorno, professoressa, Buongiorno. e lascio a lei la parola. Buongiorno. Come è stato detto, sono Cunan, sono docente della linguistica educativa e sono coordinatrice del corso di studi Scienze del Linguaggio. Ho molto piacere di parlare con voi oggi con questa nuova modalità di comunicazione e non ho dubbi sulla sua efficacia, anche se a distanza. Allora, oggi ho il privilegio di potervi raccontare un attimino qual è il corso di studi chiamato Scienze del Linguaggio.
La premessa è che questo ambito scientifico ha una lunga tradizione a Ca' Foscari a Venezia, che data indietro fino agli anni Ottanta, e sempre più questa area è stata arricchita con nuove addizioni, diciamo così, nuove discipline scientifiche. In generale il corso di studi mira ad che guarda le lingue e il linguaggio da un punto di vista scientifico, mira a fornire allo studente conoscenze approfondite, teoriche nelle diverse scienze del linguaggio, nonché competenze alte di ricerca e di analisi nell'ambito delle singole discipline. C'è anche, e questa è una caratteristica del nostro corso di studi, la possibilità di sviluppare alte competenze linguistiche e culturali attraverso la scelta di studiare una gamma molto ampia di lingue straniere. Ma una caratteristica del nostro percorso, dato anche l'ampia possibilità di scelte in questo ambito di scienze del linguaggio, è la divisione del corso di studi in percorsi o indirizzi. Questo ci permette di offrire una varietà di offerta di specializzazione per lo studente. Ci sono nell'ambito del curriculum di scienze del linguaggio ben 6 percorsi distinti, ognuno che focalizza su uno specifico ambito di scienze del linguaggio. Abbiamo il percorso filologico editoriale, dove lo studente, oltre ad acquisire e a approfondire le conoscenze teoriche e storiche filologiche e letterarie nell'ambito delle lingue romanze o germaniche o slave, perfeziona anche gli strumenti di indagine tipiche dell'ambito filologico e sviluppa anche le competenze di annotazione dei testi utilizzando anche le più recenti strumenti tecnologici. Insomma, è stato introdotto questo ambito dell'editoria digitale, che è molto interessante e all'avanguardia. Poi un altro percorso è la linguistica teorica. Per lo studente che sceglie questo percorso, approfondisce le conoscenze teoriche nell'ambito della linguistica formale rispetto alle più recenti teorie linguistiche, quindi su diversi argomenti, sia generali che monografici, al fine di sviluppare una accurata conoscenza della proprietà del linguaggio e delle sue strutture. Un altro percorso, un nuovo percorso, perché scienze del linguaggio mira sempre ad aggiornare, a seconda dello sviluppo delle singole discipline, ad aggiornare l'offerta. Questo percorso si intitola Linguaggio e Cognizione, e questo indirizzo mira a sviluppare approfondite conoscenze nell'ambito del linguaggio e cognizione, il legame fra linguaggio e cognizione, combinando una solida formazione teorica sul linguaggio e sulla cognizione e attraverso metodologie di analisi di ricerca sperimentale all'avanguardia, e questo viene svolto attraverso il laboratorio appositamente creato per questo tipo di indagine e ricerca sperimentale. Un ulteriore percorso di specializzazione che lo studente può scegliere è quello che si chiama Linguistica per la sordità e i disturbi del linguaggio. Questo è dedicato allo studio dell'acquisizione atipica del linguaggio, soprattutto in riferimento alla sordità, disturbi del linguaggio e disturbi dell'apprendimento, utilizzando gli strumenti della linguistica formale. Offre la possibilità di fare uno studio avanzato della lingua dei segni italiana e si occupa anche dell'accessibilità alle informazioni e alla cultura a chi ha disabilità linguistica o anche della comunicazione. Un altro percorso si chiama Linguistica Educativa, è dedicata allo studio della lingua e del linguaggio nell'educazione e all'educazione linguistica.
lo studente acquisisce approfondite conoscenze nell'ambito della teoria dell'apprendimento, teoria dell'insegnamento linguistico, per quanto riguarda la lingua seconda e la lingua straniera, acquisisce competenze nell'instructional design, quindi nella creazione curricula e di materiali, e approfondisce le problematiche associate all'italiano come lingua seconda, nonché, come questo accomuna tutti i percorsi che noi offriamo, acquisisce gli strumenti di indagine, di ricerca e di analisi che sono propri del campo nel campo specifico. Poi l'ultimo, quindi il sesto percorso che voglio menzionare, è un percorso erogato interamente in lingua inglese e si chiama Language Sciences. All'interno di questo percorso, appunto interamente erogato in lingua inglese, si trovano un'offerta di insegnamenti che rappresentano le diverse percorsi che sono già stati menzionati. Quindi permette una formazione in alcune delle aree di scienze del linguaggio che caratterizzano fortemente gli altri percorsi. Ho menzionato che questo è interamente erogato in lingua inglese. Nell'ambito degli altri percorsi, dove la lingua principale di erogazione è italiano, ci sono anche insegnamenti erogati in lingua inglese. Da tenere presente che, pur avendo questa verticalità di percorsi, c'è anche il principio di trasversalità, perché vengono offerti nei diversi percorsi insegnamenti che sono trasversali a tutti i percorsi. Nell'ambito anche dei percorsi c'è l'opzione della scelta. Nell'ambito di ogni singolo percorso vengono fornite delle opzioni che lo studente può operare, e un'ulteriore opzione di scelta è rappresentato dai 12 CFU di scelta libera, dove lo studente non solo può scegliere ulteriori insegnamenti nell'ambito dell'offerta del corso di studi in scienze del linguaggio, ma anche nell'ambito di corsi di studi diversi del dipartimento stesso, come anche scelte da altri corsi di studi che sono di diversi dipartimenti dell'Ateneo. Quindi ci sono questi percorsi, ma nell'ambito dei percorsi che tracciano una specializzazione ci sono anche livelli di scelte che lo studente può operare. Come ho detto prima, ci sono diversi, un'ampia gamma di lingue che lo studente può scegliere. Oltre alla lingua dei segni italiana che ho già menzionato, lo studente può optare per la lingua albanese, ceco, francese, inglese ovviamente, neogreco, polacco, portoghese, brasiliano, russo, serbo, croato, spagnolo, svedese e tedesco. Quindi, per coloro di voi che siete appassionati di lingua e siete in collegamento, immagino perché siete appassionati delle lingue, questa offerta è molto ricca. Allora, gli profili professionali e gli sbocchi professionali. Ci sono alcuni profili prevalenti, ma è evidente che una preparazione offerta da questo corso di studi è molto ampio e forma una persona con capacità di analisi e di ricerca, avendo acquisito diverse tradizioni di ricerca secondo gli insegnamenti che sceglie, e quindi può andare a lavorare negli uffici pubblici, nelle istituzioni e gli enti per la formazione, anche per la formazione permanente, i servizi di pubblica utilità come l'accoglienza, l'integrazione, l'inclusione, nel campo dell'editoria specialistica letteraria, negli enti di ricerca, appunto, nell'insegnamento nella scuola, una volta acquisito quello che prevede la legge per l'abilitazione, nonché traduzione, compreso quello dell'interpretazione LIS, una volta seguito un percorso di specializzazione. I profili prevalenti sono quello del filologo, anche digitale, e il revisore di testi. C'è il profilo del specialista nel campo dell'educazione linguistica,
e c'è il profilo della specialista nell'educazione e formazione di soggetti diversamente abili. Ma questi sono prevalenti, ma chiaramente non esclude in alcun modo altri tipi di occupazioni professionali e culturali. All'interno del nostro corso di studi ci sono 4 doppi diplomi che spaziano dal, insomma, il doppio diploma con la Goethe Institute di Francoforte, il doppio diploma con l'Università di Bucarest, il doppio diploma con l'Università di Nova Gorica e il doppio diploma in English and American Studies. E questi, tutti questi doppi diplomi avviene l'accesso attraverso la risposta a bandi. Chiaramente questi sono, si ampliano di anno in anno e quindi piano piano riusciamo a fare un'offerta sempre più ampio di respiro internazionale ai nostri studenti, oltre chiaramente agli scambi Erasmus che comunque sono disponibili ai nostri studenti e che vengono caldamente invitati ad approfittare, a sfruttare tutta l'offerta che c'è per avere un'esperienza internazionale durante il proprio percorso di studi. I requisiti di ammissione, vi invito di consultare la pagina per i requisiti che è attualmente in via di aggiornamento, sono previsti 24 CFU per la lingua di specializzazione e 12 CFU per chi sceglie inglese settoriale. Poi ci sono altri 30 CFU diviso in 6 obbligatori in un ambito linguistico-filologico e 24 in vari ambiti disciplinari tipo letterario, storico, sociologico, filosofico, psicologico e linguistico. Quindi c'è un ampio spazio di possibilità per chiunque vuole far domanda e che perviene da una formazione a livello di laurea triennale molto diversificato, è molto probabile che trovi, che abbia quanto previsto per le scienze del linguaggio, ossia questi 24 CFU. La formazione data chiaramente vi dà accesso al dottorato, nonché a master, non solo di primo livello, ma anche di secondo livello. Maggiori dettagli e più strutturati verranno forniti nel 6 maggio, quando c'è un altro intervento su questo corso di studi. Vi invito a consultare tutte le pagine per avere ulteriori dettagli sul nostro corso di studi. Ho finito, grazie. Grazie mille professoressa. Richiamo un attimo in live il professor Bassotti perché è arrivata una domanda per Rick. Eccoci qua. Allora, ci chiedono professore se è possibile iscriversi a relazioni internazionali prendendo inglese come seconda lingua anche se non l'ha studiato in triennale. Ok, allora, sì, io rimanderei naturalmente alle pagine web del corso di laurea e alla presentazione del 6 maggio, nella quale anche grazie appunto all'utilizzo di un po' di grafica potrò dire delle cose più dettagliate sui requisiti d'accesso, che altrimenti fatto così oralmente rischia di essere una gran confusione. Cerco di rispondere sinteticamente. Inglese al RIC è lingua obbligatoria per tutti i percorsi, che invece si distinguono per gli altri 6 CFU di lingua straniera, che variano a seconda naturalmente delle lingue utili per seguire lo specifico percorso. Inglese è inglese per le relazioni internazionali e quindi è un corso in cui non si fa the pennies on the table, ma in cui in qualche modo si impara a comprendere e eventualmente esporre un dossier internazionale o, come so, a fare un intervento all'Assemblea Generale dell'ONU.
Come requisito di accesso, il RIC richiede un B2 certificato di inglese come livello di base già acquisito. Questo significa avere una certificazione che può essere o una certificazione degli istituti che certificano la conoscenza linguistica a livello appunto almeno B2 o può essere dato dall'aver seguito un corso di laurea triennale in cui ufficialmente l'inglese arrivasse almeno a livello B2. La seconda lingua, al contrario, parte da un livello B1, e quindi che sia il francese, lo spagnolo, il portoghese, il tedesco e il russo, anche questi specifici per la comprensione delle relazioni internazionali, lì si parte a livello B1. Quindi il fatto di averla fatta o non avere fatto determinate lingue a livello triennale di per sé non è questione rilevante, l'importante è avere il livello richiesto. Ok, ci chiedono se è necessario possedere già delle solide basi nell'ambito di studio delle scienze politiche. Sì, direi di sì. Avere delle buone basi nell'ambito delle scienze politiche è importante, è fondamentale e soprattutto avere anche una grande motivazione allo studio appunto di definiamole generalmente delle scienze politiche. Una forte motivazione vuol dire, secondo me, appunto non incappare ogni tanto in un articolo in cui si parla di qualche, non so, di un conflitto o di una trattativa internazionale o non so, una crisi economica internazionale, magari leggere quell'articolo, no, significa avere la volontà, l'interesse di approfondire determinati temi con una relativa costanza. Questo sì. Bene, grazie mille per le risposte. E vi ricordo, come giustamente diceva il professor Basosi, che se volete avere dettagli su quelli che sono i requisiti minimi curriculari per iscriversi ai corsi di laurea che vi abbiamo presentato oggi, potete sicuramente fare riferimento alle pagine web dei singoli corsi, dove alla voce iscriversi trovate proprio tutti i requisiti curriculari minimi richiesti. Richiamerei anche un attimo la professoressa Kunan, perché è arrivata una domanda per scienze del linguaggio, eccola qui. Professoressa, ci chiedono quali sono i double degree che aveva già menzionato. Allora, i double degree sono uno che si intitola, adesso vado a trovare la pagina piano di studi. Allora, abbiamo il doppio diploma con Goethe Universität di Francoforte, e quello è fortemente associato al percorso di linguistica teorica nell'ambito di scienze del linguaggio. Questo si accede attraverso bando. Poi abbiamo il doppio diploma in English and American Studies. Questo è associato a chi sceglie l'altro curriculum di scienze del linguaggio. Scienze del linguaggio è diviso in due curriculum. Uno che si chiama Scienze del Linguaggio, di cui vi ho dato maggiori dettagli. L'altro si chiama English Linguistics ed è delimitato solamente all'inglese ed è associato a questo doppio diploma in English and American Studies, dove c'è un taglio maggiormente linguistico rispetto a quel taglio maggiormente letterario. Anche a questo si accede attraverso bando, ma c'è una gamma molto ampia di università coinvolti in questo particolare scambio, tipo l'Università di Graz, c'è cioè Krakow in Polonia, c'è cioè il New York City College Stati Uniti, la Paris Diderot di Francia, c'è cioè l'Università di Pécs in Ungheria e Barcellona anche. Quindi c'è una gamma molto ampia di università coinvolti in quello scambio, in quel doppio diploma. Le due doppio diplome che partono quest'anno sono il doppio diploma con l'Università di Bucarest, dove si conseguirà non solo la laurea magistrale in scienze del linguaggio, ma anche un Master of Arts in English Linguistics presso l'Università di Bucarest, e poi il doppio diploma con l'Università di Nova Gorica,
dove oltre ad acquisire appunto la laurea in scienze del linguaggio, si acquisisce il Magister Slovenische Master of Slovenian Studies, ecco, lo metto in inglese. Questi sono le quattro doppi diplomi che noi abbiamo attualmente da offrirvi e speriamo di arricchirlo sempre più. Certo, grazie professoressa. Richiamo di nuovo il professor Basosi, che è richiestissimo per le domande. Eccoci, ne è arrivata un'altra per lei. Per quanto riguarda RIC, i requisiti minimi dei vari ambiti, economico, giuridico, storico, sociale, devono per forza essere quelli elencati oppure possono essere altri? Io in triennale ho fatto sociologia, la quale non è elencata tra le materie che vengono accettate nell'ambito storico-sociale, ma è sicuramente una materia di ambito sociale. Potrebbe essere accettata o no? Allora, appunto, per una spiegazione dettagliata dei requisiti di accesso al corso di studi, rimando alla pagina web del corso stesso e alla presentazione del 6 di maggio, ormai famosissima. Anche attraverso l'utilizzo della grafica, appunto, riusciremo a essere un po' più efficaci, credo, nella comunicazione. Molto brevemente qui, il RIC chiede un minimo di 36 CFU in una serie di macro settori qualificanti, che sono appunto il settore degli studi giuridici, il settore degli studi economici e un settore, diciamo, storico-politologico, con almeno 6 CFU in ciascuno di questi settori. Non so se la studentessa o lo studente si riferisse a sociologia come triennale o come materia studiata, però diciamo sociologia non fa parte dei CFU qualificanti e quindi non varrebbe ai fini dell'ammissione al corso di studi. Perfetto. Quindi la risposta è gli esami sostenuti devono corrispondere ai settori scientifico-disciplinari elencati nella pagina web del corso RIC, anche se i nomi degli esami possono essere diversi, ma deve essere quello del settore scientifico-disciplinare. Sì, forse anche un consiglio che possiamo dare è quello di prendere contatti con le segreterie didattiche del dipartimento, che sicuramente possono essere d'aiuto in una prevalutazione dei requisiti, magari. Certo. Bene, grazie. Richiamo anche qui la professoressa Cunan, che è arrivata anche per lei un'altra domanda. Sì. Eccoci qua. Allora, la domanda è: per il percorso di linguistica per la sordità e disturbi del linguaggio, per scienze del linguaggio, è consigliato e necessario avere già studiato in triennale la lingua dei segni oppure no? No, perché se si vuole iscrivere al percorso di linguistica per la sordità e disturbi del linguaggio, bisogna comunque scegliere una lingua di specializzazione, che può essere l'inglese, o francese o qualsiasi lingua per il quale servono i 24 CFU, oppure inglese settoriale per il quale è richiesto 12 CFU. Quindi la lingua italiana dei segni è una lingua a parte e per il quale non sussiste questa condizione di obbligatorietà di possesso dei 24 CFU. Quindi non serve. Bene, grazie. Sono arrivate anche delle altre domande alle quali adesso risponderemo in differita, chiusa la diretta, quindi tutti quanti avrete una risposta. Come fatto già dai nostri professori, vi ricordo che appunto questo era solo un primo assaggio dei nostri corsi di laurea, ma nei Meet del 6 maggio avrete assolutamente la possibilità di approfondire tutti i temi che oggi abbiamo così accennato. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi in questo Open Day particolare, che è dovuto alla situazione particolare che stiamo vivendo tutti, ma ci sembrava giusto comunque incontrarvi per raccontare quella che è la nostra università e i nostri corsi di laurea dalle voci direttamente dei nostri docenti, che poi sono gli attori anche del nostro Open Day tradizionale. Quindi ringraziamo tutti quanti e speriamo di vedervi presto a Ca' Foscari, e grazie ai professori che sono stati con noi oggi. Grazie.